Coppa, vicepresidente vicaria del CONI, Silvia Salis, che ringraziamo per la sua presenza. Il significato più elevato, più sublime del francobollo. Ci mettiamo. Mario, buonasera eccellenza. Ai suoi valori, a quelli fondanti e a quelli sui quali... Benvenuti a tutti, benvenuti anche a tutto il pubblico che ci segue dalla Fair Play Internazionale Minarini. Batte il Covid. Campionesse, Olivia Coppio 2020, Federica Cesarini. Di aver vinto questa medaglia. Sì, diciamo che appunto per la situazione è il sogno di ogni bambino, nel senso che se tu fai sport speri. Per la prima volta hai partecipato in veste istituzionale a questa grandissima Olimpiade. Lui è molto motivato e quindi speriamo di fare bene e continuiamo a ruolare. Chiamo un calciatore che è stato considerato tra i più grandi attaccanti della sua... Paesi, credo. Questi aiuta per essere una squadra. Dottor Troiano, insomma, una serata con Ramon Sport, vi ringrazia. E poi andiamo in fascia. Veramente necessarie per salvaguardare tutti. Quello che vogliamo dare qui stasera è un segnale di ottimismo. Delle persone, del rispetto degli altri, delle regole, la capacità. Ogni situazione. Grazie, è stata un'avventura che non si dimenticherà mai e poi anche la più poco, ma quando veramente c'era bisogno c'era. Come i veri amici. Come i veri amici. Allora, e questa sera proprio a suggellare la fratellanza che è rappresentata dal Fair Play. Posso ripetere quello che ha detto Marco prima. Paolo è stato grande giocatore, però nello stesso momento... Grande squadra, come quella che è rappresentata qui idealmente da tutti gli amici di Paolo Rossi. Una persona modesta, una persona intelligente, una persona che... Ciao Sinistra, come stai innanzitutto? Bene, bene, meglio di prima. Scusa. Senza controllo non ha senso. A proposito di controllo, qual era il segreto di questi calci piazzati su punizione? Giocare tutta la vita. La risposta era scontata, ma te la volevo fare. Ma infatti io volevo sapere se ci... Vedeste la soddisfazione? La Dotto hanno vinto sul ring, sui campi, in mezzo all'oceano, un campo di fratellanza sportiva, regala delle emozioni veramente...